Rieccoci insieme per una nuova puntata di Stadium. Sui vostri schermi il magazine che mette in vetrina lo sport di base, le tante storie che ragazzi e ragazze vivono nelle società sportive del Centro Sportivo Italiano. Siamo a metà settembre, a proposito, buon anno scolastico a tutti voi giovani studenti e anche, perché no, naturalmente ai docenti, alle maestre, ai professori. È tempo anche di tornare in palestra, in piscina ed in pista. E sì, torniamo anche noi subito in pista per scoprire come sono andati i campionati nazionali del CSI di atletica leggera. A Riccione! Con le staffette domenicali si è concluso a Riccione, presso lo stadio Nicoletti, il 26esimo campionato nazionale di atletica leggera del CSI, realizzato con il patrocinio del Comune di Riccione ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia-Romagna, cui hanno preso parte oltre 2.000 finalisti in rappresentanza di ben 135 società sportive di 13 regioni italiane. A riepilogare le oltre 200 gare del meeting romagnolo che hanno laureato le 23 diverse categorie di nuovi campioni e le nuove campionesse nazionali, vestendoli con la canottiera tricolore scudettata, ci ha pensato la classifica generale di società. Regina fra tutte le squadre italiane è stata la Atletica Colli Berici Vicenza, 4.222 punti totali. Argento ai cugini vicentini della Polisportiva Due Ville, staccati a quota 3.832. Terza la trevigiana Atletica Quinto Mastella, a suggellare il predominio dei sodalizi veneti. Identica la classifica anche nella graduatoria giovanile, mentre una piccola differenza arriva nella classifica assoluta, dove sul gradino più basso del podio, quello del bronzo, è salita l'Atletica Ravello, dietro le due vicentine sempre al top. Nella classifica uomini per società svetta la Polisportiva Due Ville, mentre in quella femminile a brillare sono state le atlete trentine della US 5 Stelle Seregnano. A vincere il campionato di società nelle staffette femminile e maschile ancora una volta gli sprinter della Colli Berici. Tra le donne davanti alle due lombarde Virtus Calcolecco e Atletica Ravello Milano, tra gli uomini sopravanzando le altre due vicentine, Due Ville e Summano. Riccione è conosciuta in Italia e nel mondo soprattutto come città di mare, come città di divertimento, ma negli ultimi anni, grazie ai nostri investimenti, grazie agli investimenti che continuiamo a fare sull'impiantistica sportiva, è diventata anche e soprattutto la città dello sport. Coinvolgente e molto applauditi nel corso della 3 giorni di gare allo stadio Italo Nicoletti la partecipazione degli atleti con disabilità, per un CSI che ha nell'inclusione uno dei valori fondanti e motore dell'attività sportiva. Complessivamente sono stati 36 nuovi record battuti nel circuito dell'atletica arancio-blu. La manifestazione del CSI sono sempre spettacolari, con ragazzi e adulti di tutte le età, e quindi è sempre un piacere partecipare. Riccione splendida, tempo splendido e caldo, organizzazione va bene e speriamo che tutti siano soddisfatti e contenti. Ho appena gareggiato nel getto del peso e ho vinto l'oro. Sono felicissima perché comunque siamo qua tutti insieme con la mia società e c'è tutto il calore, tutto il tifo. Davvero una bella manifestazione. Tra i 545 andati a podio sul tartan azzurro romagnolo, le frecce di Vicenza, Treviso e Belluno andate a segno sono state ben 214. Atleti ed atlete venete sono stati capaci di conquistare 82 ori, 69 argenti e 63 bronzi. La Lombardia ha sommato invece 135 metalli complessivi, il Comitato Trentino 61, mentre 30 e 28 sono state le medaglie finite sul collo degli atleti umbri e dei padroni di casa emiliano-romagnoli. A seguire nel medagliere regionale troviamo Liguria, Toscana, Friuli, Molise ed ancora Piemonte, Sardegna, Sicilia e Campania. Almeno una medaglia per ciascuna delle 13 regioni presenti. Quanto ai comitati e alle medaglie da loro vinte, dopo l'exploit di Vicenza con oltre 100 atleti sul podio, troviamo nell'ordine Trento, Lecco, Belluno, Foligno, Reggio Emilia, quindi Savona Albenga, Treviso, Brescia ed Udine, a chiudere il ranking dei migliori 10.
salti, lanci e sprint sul podio, e allora anche noi velocemente ci trasferiamo ad Arezzo, dove per la prima volta è stato protagonista nel panorama CSI il mini golf. Mini golf protagonista a Cavriglia, in provincia di Arezzo. Sabato 14 e domenica 15 settembre, infatti, al campo comunale mini golf di San Cipriano si è svolto il primo campionato nazionale CSI di questa disciplina, con un occhio di riguardo ovviamente ai più giovani. Dopo un antipasto con giochi da tavolo, di carte e tornei di scacchi, con il CSI di Arezzo impegnato a scaldare i baby golfisti con multisport e animazione, il campionato nazionale, individuale e a squadre sul percorso di 36 buche, due giri da 18 buche, ha visto premiati i putt di Gianluca Parco nella categoria juniores, Matilda Cristelli negli agonisti, Edoardo Rainetti fra gli uomini, Serena Acquisti fra le donne dopo lo spareggio con Giulia Torsini. Nella gara a coppie, successo per Ricchetti Rainetti e Parco Faleppi fra gli agonisti. Puntuale e precisa l'organizzazione della ASD Mini Golf Valdarno, e grande la soddisfazione al termine del meeting arancio blu del presidente del comitato aretino Lorenzo Bernardini. E tra i vari traguardi nazionali di questi giorni non poteva mancare un arrivo ciclistico. Pedaliamo insieme in Abruzzo per scoprire i vincitori del ciclismo su strada. Sono 13 i neocampioni nazionali CSI di ciclismo su strada. Lo ha sancito il traguardo di Montorio al Vomano domenica 15 settembre. Dal Mare di Vieste, dove si corse l'edizione 2023, alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga in montagna, un successo di pubblico e partecipazione con oltre 150 i corridori al via. È stata la prova nazionale curata nei dettagli tecnici dall'Abruzzo Bike. A dare il via alla prima griglia proprio il presidente del CSI Teramo, Angelo De Marcellis. Sul circuito ondulato di 11,4 km, subito in fuga solitaria l'italo-argentino Gabriel Scortichini. Per lui corsa solitaria, andando così a conquistare con largo vantaggio la maglia tricolore di M5. Dietro di lui anche le due campionesse delle categorie femminili, la pluridecorata fermana Cinzia Zacconi alla sua quinta maglia tricolore nel CSI in questo 2024. Poco dietro la vincitrice tra le Master Woman 3, Emanuela Sampaolesi, da Porto Recanati a pedalare per l'abruzzese Team Go Fast. Nella seconda partenza invece primi giri in gruppo, quindi la fuga a due che ha visto protagonisti l'abruzzese Stefano Borghese e l'irpino Luigi Mastalantuoni, con il primo a regolare in volata il campano, entrambi comunque sul podio con l'oro rispettivamente in M2 e M3. Per Abruzzo e Marche rispettivamente sono stati 4 e 3 i ciclisti sul gradino più alto del podio. In Lombardia tornano a Brescia due campioni, Luca Bonaiti, primo nella categoria Elite Sport, e negli M6 Stefano Gasparini, maglia Team Valverde. Due titoli in Puglia grazie alle bici del debuttante Adriano De Palma e il Master 8 Giovanni Cardillo. Anche il Lazio torna a casa con un successo. È stato il pontino Lido Fogli a regalare al CSI Frosinone una bella medaglia d'oro. A premiare c'era il responsabile della Commissione Tecnica Nazionale del Ciclismo del Centro Sportivo Italiano, Biagio Nicola Saccoccio. E la bicicletta rimarrà ancora protagonista nell'autunno arancio-blu. Due appuntamenti sulle due ruote si terranno prossimamente a Foligno. E per questo siamo andati a scoprirne i dettagli proprio nel capoluogo, al centro della Valle Umbra. A settembre abbiamo la cicloturistica, è una manifestazione storica che rivive il passato, quindi gente con la bicicletta storica, gente con la barba lunga, con i vestiti dell'epoca, quindi fanno tutto un percorso della Francescana, quindi toccano i comuni di Cannara, Bevagna, Montefalco, quindi picnic diciamo con la bicicletta, quindi è una cosa molto bella, vintage. Sempre vintage, bicicletta storica chiaramente, e quindi vediamo le donne con i cappellini, con l'ombrellini, e gli uomini che chiaramente vanno in bicicletta, ma anche con qualche tandem sempre dell'epoca, un pochettino più recente, però comunque sia vanno in coppia. Quindi è molto, molto bella, molto particolare, viaggia su una
circa 500 persone che partecipano ogni anno e quindi veramente bello. Ci abbiamo il 26 e il 27 ottobre. Manifestazione organizzata dall'All Mountain, un'altra società affiliata con noi, e praticamente fanno la Sasso Vivo Wild, la Gravel e fanno insieme anche la giornata di escursionismo. Coinvolgono anche le scuole, quindi il sabato già parte venerdì sera con un villaggio, poi il sabato no, c'è le scuole, la partecipazione alle scuole con gincana varie, e poi vanno con la bicicletta chiaramente sui monti del Folignate, quindi di Sasso Vivo nello specifico, toccando Casale, quindi dove ci sono punti di ristoro, vissuto chiaramente non come una gara ma come un momento di stare insieme, di vedere le bellezze della natura. C'è sempre anche un po' di agonismo chiaramente, perché chi vuole arrivare primo, ma non è una corsa, non è un vincitore, vincono chiaramente chi più persone partecipano delle società, il più lontano, quindi comunque è un momento di fare festa, e per Foligno veramente sono due eventi molto importanti. E dalla città della Quintana e dai ciclisti d'epoca restiamo permeati in questo sapore antico, tuffiamoci ora nell'atmosfera medievale, lo facciamo insieme grazie al CSI di Parma, dove c'è stato il Palio. Grazie al CSI Parmense, il Palio di Parma è tornato a vivere tra staffette di corsa, cortei in costume, battaglie di guerrieri medievali, danze e spettacoli tipici dell'epoca. 38 edizioni conta la rievocazione medievale tenutasi nel Parco Ducale nel weekend del 14 e 15 settembre. Dal Duomo via al corteo storico, apripista della Corsa dello Scarlatto, la staffetta mista fra giovanissimi atleti abbinati alle 5 porte cittadine. Quest'anno sono stati i Verdi di Porta Santa Croce i più veloci di tutti, aggiudicandosi il Palio di Parma. Una vittoria attesa per oltre 30 anni, siamo sorprendentemente felici, i ragazzi sono stati meravigliosi, hanno corso come non credevo potessero correre, ha commentato il capitano Damiano Dalla Tana. Nel corso dei due giorni si sono susseguite esibizioni di artisti di strada, giocolieri e sbandieratori, musici, duellanti di spade con drappi, tamburi e chiarine e cortei di figuranti vestiti in abiti tradizionali che hanno accompagnato gli spettatori verso il momento clou, la corsa dei pali, che ha visto impegnati in una staffetta di 400 metri giovani podisti appartenenti alle 5 porte della città: San Francesco, San Barnabas, Porta Nuova, San Michele e Santa Croce. I giovani atleti di quest'ultima hanno preso il sopravvento, ma a vincere davvero come sempre è stata l'allegria ed il divertimento. La 38esima edizione del Palio di Parma ha avuto un successo di pubblico notevole ed è stata ammirata sia dai cittadini di Parma che anche dai turisti. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori e tutti gli organizzatori del Palio di Parma dell'edizione 2024 e consentitemi di dare un grosso grazie a chi ci ha voluto sostenere, come il Comune di Parma e gli sponsor che hanno dato il loro contributo alla riuscita dell'evento. E un'altra grande festa c'è stata a metà settembre a Milano per celebrare 80 anni di CSI. Tantissime le attività sportive gratuite e tanti ospiti d'eccezione. Quando lo sport, come si è sempre detto nel CSI, è davvero a misura d'uomo. Piazza Duomo diventa per un giorno intero casa di tutte le società sportive del CSI, quelle società sportive che per tutto l'anno svolgono un servizio educativo pazzesco, meraviglioso, stupendo nei quartieri, nelle periferie, negli oratori. Oggi vengono in Piazza Duomo a fare una grande, grandissima festa, più di 150 ore di sport dalle 9 di mattina fino alle 8 di sera in 15 campi sportivi, tantissimo entusiasmo, tantissimi campioni, tantissime istituzioni, a partire dal sindaco di Milano, da Regione, insomma da tantissime, dal prefetto, da tantissime realtà, e poi l'arcivescovo di Milano che viene in piazza
a ufficializzare il primo editto della storia dedicato allo sport e al Centro Sportivo Italiano. Credo che il CSI possa davvero comunicare questo concetto che lo sport ha senso a tutti i livelli. Certo, nello sport c'è la competizione, c'è chi vince, c'è chi perde, questa cosa va rispettata, ma l'importante è fare in modo che la competizione non diventi sopraffazione. In questo senso penso che la diffusione del CSI sia davvero un'arma straordinaria, una grande opportunità. L'oratorio era proprio un punto di riferimento anche e soprattutto dopo la scuola. Ci ha abituato a stare insieme, a socializzare, a divertirsi, ma tutto con naturalezza, con molta semplicità. E questo legato anche chiaramente al fatto che abbia giocato a basket a livello professionistico, che è uno sport di squadra, l'aver partecipato, l'aver iniziato proprio dall'oratorio, secondo me mi ha dato un'impronta molto importante, quasi decisiva, per sapere come comportarsi con gli altri, come stare, tra virgolette, al mondo. E la parte veramente bella del CSI è portare lo sport in piazza. È quello che abbiamo fatto in tutti questi 80 anni della nostra vita. Abbiamo portato i giovani ad avvicinarsi allo sport in maniera gioiosa, in maniera festosa. E questa è una grande festa che celebra un ottantenne che è ancora in piena salute, che sta bene, che avrà un avvenire sicuramente radioso, visto quello che ho visto qua oggi. È davvero emozionanti queste bellissime immagini, quanti campioni e quante stelle dello sport. Ma che dico, sì, stelle dello sport, come quelle che si sono accese negli stessi giorni a Chiavari. Gustiamoci il prossimo servizio. Weekend stellare dedicato allo sport. Il weekend di metà settembre ha regalato infatti due giornate speciali a Chiavari, grazie all'iniziativa del Comune di Chiavari che ha promosso la festa dello sport con il supporto operativo del CSI, guidato da Cristiano Simonetti, che ha festeggiato nell'occasione 80 anni di storia e di impegno nella Chiesa e nel sociale. Grande partecipazione sabato sera presso l'Auditorium San Francesco con l'incontro Sport Ponte tra Generazioni, grazie alla collaborazione di Stelle nello Sport, progetto che da 25 anni promuove i valori dello sport in Liguria. Ospiti del talk, moderato da Michele Corti, alcuni grandi campioni reduci dalle Olimpiadi di Parigi 2024 che hanno raccontato il proprio percorso, le proprie emozioni ed hanno poi premiato le 48 realtà sportive chiavaresi ospiti della serata. Applausi a non finire per Andrea Lucchetta, Roberta Bianconi, Andrea Fondelli e Ludovica Cavalli. Tante emozioni e sorrisi, antipasto di una domenica speciale con le vie e le piazze di Chiavari invase da numerose famiglie, con tanti giovani che hanno potuto provare numerose discipline. Mattatore della giornata Andrea Lucchetta, che ha inaugurato la festa e poi ha fatto il giro di tutte le aree sportive. Domenica 15 settembre, al mattino e al pomeriggio, l'Open Day delle 48 associazioni sportive del territorio, un vero record con moltissime attività in via Vittorio Veneto, in corso Garibaldi e nelle centralissime piazze Matteotti e Mazzini. Il pubblico ha potuto gustare ed assistere alle dimostrazioni degli atleti in diverse discipline, dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma all'arrampicata, alla voga e così via. Ed in questi ultimi giorni di estate, da sempre sinonimo di beach, andiamo allora a scoprire velocemente dove e quali sono stati gli ultimi colpi di beach volley. Si è conclusa domenica 1 settembre l'edizione 2024 del Beach Volley Cup Città di Melfi, pallavolo da spiaggia per squadre miste 4 contro 4 organizzata dal CSI di Melfi, dall'Olimpia Volley Melfi e dall'APS Pro Humanitate con il patrocinio del Comune di Melfi. Oltre 150 atleti in campo divisi in ben 20 formazioni che hanno abbracciato due categorie, amatori e professionisti. Eccezionale cornice di pubblico nelle due settimane che hanno gremito i gradoni della Beach Arena. Le finali sono state due gare intense ricche di emozioni, in particolare quella dei professionisti vinta al quinto set dalla compagine Finché non cade di Melfi, 21 a 19 nel tie break sul Volleyum Martini di Rionero in Vulture.
Negli amatori invece sono saliti sul gradino più alto del podio gli Eco Mostri 3-0 in finale sui Basso Agritech. Un grande successo di partecipazione c'è stato anche sulla Playa di Cava dei Tirreni nella settimana settembrina del 26esimo torneo di Beach Volley Città di Cava, Cava Energia Cup 2024. Sono stati 150 gli atleti scesi in campo con i piedi sulla sabbia. Nel 2x2 maschile la vittoria è andata alla coppia Pagano-Cantarella, nel 2x2 misto ha vinto la coppia Zaccaria-Menghi. Infine, nel classico torneo 4x4 misto, la vittoria è andata alla squadra Cena-Torneo Cava, che in un'appassionante finale ha avuto la meglio sul quartetto secondo Estò. E prima dei saluti finali non posso dimenticare di offrirvi sempre quali saranno i prossimi appuntamenti nazionali dai colori tricolori e arancio-blu. Vai con la grafica! Per lo Speed Down CSI e per i suoi piloti dei bolidi a spinta gravitazionale dopo Pian degli Ontani e VU, l'ultimo e decisivo appuntamento sarà a Villa Basilica il 21 e 22 settembre, dove per molte categorie e scuderie si decideranno i titoli di campione nazionale. Domenica 22 settembre ad Ostuni, in provincia di Brindisi, si svolgerà la quarta randonnée della Valle d'Itria, valida come campionato nazionale CSI di specialità. Premi alle società più numerose, al ciclista più giovane e più anziano, 214 km, 300 maglie celebrative pronte per i partecipanti. Domenica 22 settembre in Umbria tutti in bici d'epoca e vestiti vintage. Sono compresi paesaggi meravigliosi e grandi ristori d'eccellenza allietati da musica vintage. C'è la Francescana anche quest'anno, valida come campionato nazionale CSI di cicloturismo di epoca. Dopo la prima prova in Liguria a Spotorno e la seconda prova in giugno in Campania nel mare di Santa Maria di Castellabate, si conclude e si assegnano i titoli del campionato nazionale CSI di nuoto in acque libere. Le distanze da nuotare in Toscana domenica 22 settembre, mezzo miglio nautico, 3800 metri. Percorso lungo la vallata del Mugello per il campionato nazionale di mezza maratona CSI, ospiti della 50esima edizione della Mugello Marathon, sempre domenica 29 settembre di corsa per 21 km con partenza e arrivo presso il comune di Borgo San Lorenzo. Nel cuore del Parco dei Monti Sibillini Marchigiani domenica 29 settembre si corre il campionato nazionale di cicloscalata strada. L'ascesa è da Sarnano a Sassotetto, costeggiando anche il lago di Fiastra, 53,7 i chilometri totali. Amici sportivi, è stata davvero una puntata lunga e ricca di avvenimenti. Spero che vi siano piaciuti. Cosa dirvi ancora? Continuate a fare sport, buon anno sportivo, buon anno scolastico e arrivederci con Stadium fra 2 settimane. Ciao! We'll be right back.